Il nostro pellegrinaggio parte dalla visita del castello di Erzheim nei pressi di Linz, che nel 1940 fu sequestrato dai nazisti e la struttura, che era abitata da suore e da bambini malati, venne trasformata in un centro di sterminio di persone affette da disabilità mentali o fisiche. L'operazione venne chiamata dai nazisti Action T4 e solo ad Erzheim, tra il 1940 e il 1941, furono eliminati oltre 18.000 disabili. Questo sterminio venne autorizzato direttamente da Hitler con un ordine segreto che consentiva ai medici di dare una morte misericordiosa ai malati giudicati incurabili. Per questo Hitler utilizzò la parola eutanasia, ma era una grande menzogna. In realtà tutte queste persone furono assassinate e lo furono perché ritenute bocche inutili e vite indegne di essere vissute. L'operazione T4 fu coperta dal segreto di Stato e fu organizzata nel dettaglio da una Germania che voleva eliminare tutte le persone malate che vivevano nella Germania stessa e nell'Austria occupata, una nazione che scientemente decise di uccidere i suoi figli più fragili attraverso una complessa collaborazione con una rete di medici che rinnegarono il giuramento di Ippocrate. Come fu realizzato tutto questo? Schedando gli individui da eliminare e dopo la schedatura prelevandoli dagli istituti in cui si trovavano per condurli nei centri specializzati e sopprimerli con metodi studiati appositamente. I centri del T4 in Europa furono sei, Erzheim è uno di questi. Complessivamente nei sei centri furono eliminate più di 70.000 persone. Poi i nazisti, per paura di essere scoperti, modificarono questa operazione e i sei centri di morte furono utilizzati per eliminare invece i prigionieri dei lager malati o inabili al lavoro. Fu modificato anche il codice dell'operazione segreta, che passò dall'essere denominato T4 all'essere denominato 14F13. Dunque, nato come sterminio di disabili e malati di mente, il castello di Erzheim venne successivamente impiegato per l'annientamento dei prigionieri politici, lasciando in funzione il crematorio e la camera gas che erano stati attivati nel 1940. Erzheim veniva indicato nei registri dei campi nazisti come lager di riposo o lager di cura, tutte ingannevoli definizioni. Invece Erzheim divenne il principale centro di eliminazione dei prigionieri politici. Da Mauthausen e Gusen 5.000 furono le vittime, da Dachau più di 3.000, da Buchenwald e Ravensbrück più di 1.400. Le vittime arrivavano al castello e attraverso un'entrata secondaria passavano nel cortile e poi nello spogliatoio. Denudati, fotografati, umiliati, entravano direttamente nella camera gas, dove un solerte medico dell'SS lasciava uscire il gas da una bombola collocata nella stanza accanto. Chi aveva i denti d'oro era contrassegnato in modo da recuperare l'oro dopo l'eliminazione. All'inizio le ceneri dei malati venivano vendute alle famiglie come finte ceneri dei loro cari, improvvisamente deceduti. Invece, successivamente, le ceneri dei riportati furono gettate nei fiumi Danubio e Traun lì vicini. Le persone che lavoravano all'interno del castello di Erzheim erano circa 80. Ogni 10.000 cadaveri bruciati si tenevano feste e si distribuivano razioni speciali di sigarette e di alcol. La direzione medica del castello fu affidata prima a Rudolf Lonauer, un fanatico nazista, successivamente venne sostituito da Georg Renno, che dopo la Seconda Guerra Mondiale continuò ad esercitare la professione di medico nella Repubblica Federale Tedesca. Alla fine del 1944 il Führer decide lo smantellamento del castello di Erzheim. Venne distrutto tutto quanto potesse rivelare ciò che lì di atroce era stato commesso. Nel gennaio del 45 i nazisti permisero alle suore di carità, cacciate a suo tempo, di ritornare nel castello, dando loro in affidamento alcuni bambini malati. Ad Erzheim sono state assassinate complessivamente circa 30.000 persone, 303 gli italiani, di questi 19 i sistesi. Oggi, dopo la ristrutturazione del 2001, il castello è diventato un luogo di apprendimento e di memoria. È
È un luogo straziante di riflessione, dove oltre a visitare le stanze dell'eutanasia nazista, è stata allestita al terzo piano una mostra sulla disabilità. Fuori dal castello si trovano un bar e una bottega artigianale. È un progetto di integrazione sociale del nuovo Artheim, un nuovo centro per disabili mentali. Si può bere un caffè, si possono acquistare piccoli gadget, mentre persone disabili e non lavorano insieme. E vi assicuro che vedere oggi questi uomini e queste donne lì dentro è davvero toccare con mano la sconfitta di teorie vergognose. Artheim è la nostra prima tappa di questo pellegrinaggio, ma ci porta subito e in modo diretto nel cuore del nostro viaggio, perché è l'essenza della democrazia, faticosamente conquistata e pagata da morti ingiuste. Artheim è la dichiarazione che tutti noi sottoscriviamo, che per essere una comunità dobbiamo partire dal rispetto e dalla cura di chi è più fragile e che la vulnerabilità è esattamente ciò che ci rende umani e umanamente legati tra di noi. Se noi non ci leghiamo, se non portiamo a compimento la responsabilità dell'altro, noi non saremo mai una comunità. Enrico Bracesco, un monzese, un operaio della Breda di Sesto San Giovanni, raggiungeva ogni giorno con la sua bicicletta il suo posto di lavoro alla quinta sezione, proprio dove si fabbricavano armi e tutto ciò che serviva alla produzione bellica. Fu un antifascista convinto, fu uno degli organizzatori dei primi scioperi del marzo 1943 e a seguito di ciò processato e condannato ad un anno con la condizionale. Fece solo pochi mesi di carcere, ritornò alla Breda, in quanto richiamato nonostante il suo licenziamento dai suoi ingegneri, ma era tenuto d'occhio dalla polizia fascista ed era difficile eluderne la sorveglianza. Nell'organizzazione gappistica Enrico entra già nell'ottobre del 1943. Papà veniva utilizzato soprattutto come procacciatore e distributore di armi. Nel novembre del 1943 papà, alla guida di un motocarro, ha da poco fatto una consegna di armi a Muggiò, al compagno Michele Robecchi. Con lui sul motofurgone c'è Umberto Diegoli, un giovane monzese che lavorava con lui in Breda. Si tratta di un grosso quantitativo di armi automatiche nascoste dopo l'8 settembre da militari in fuga. Forse inseguito dalla polizia fascista, ad una curva il mezzo si capovolge, tranciandogli una gamba. Nascosto e accompagnato in ospedale è in fin di vita, gli viene amputata una gamba e in ospedale è pericolosamente tenuto d'occhio. Recupera piano piano le forze e nottetempo fugge. Accompagnato dal fratello si rifugia in una cascina alla periferia della città. Purtroppo altre spiate lo intercettano e viene di nuovo arrestato e condotto alle carceri di Monza prima e poi alle carceri di Milano a San Vittore. Subisce pesanti interrogatori, resiste, finché il 27 aprile 1944 parte dal binario 21 della stazione di Milano. Destinazione Fossoli, campo di concentramento in provincia di Modena. A Fossoli incontra amici antifascisti. La sua salute si riprende e scrive delle toccanti lettere alla sua famigliola rimasta a Monza. Sono lettere che mi hanno permesso di conoscerlo, di apprezzarlo e di amarlo. Mi hanno fatto capire il perché di queste sue scelte di vita, scelte di agire e non di subire una dittatura che negava la libertà di pensiero e la libertà di azione. Certo che queste scelte mi hanno impedito di averlo con me durante la mia vita, la mia adolescenza e per tutto il resto della mia vita, soffrendone moltissimo. Mamma compie 3 viaggi per cercare di rivedere suo marito, ma ogni volta ritorna a casa sempre più preoccupata e triste. Non le è mai stato concesso di vedere suo marito, nonostante la menomazione fisica. Alla fine di luglio, con i suoi compagni raggiungono con un avventuroso viaggio il campo di Bolzano, rimangono solo pochi giorni, poi su di un carro bestiame, con un viaggio durato 3 giorni e 2 notti, arrivano in un paesino dell'Alta Austria, oggi, ieri Germania. Ah sì, arrivano a Mauthausen, destinazione di tutti i deportati politici e non solo. Cala il mistero sui mesi successivi, sapremo poi più in là nel tempo che la vita terrena di papà si conclude ad Alcoven, un paesino di campagna vicino al Danubio, in un bel castello rinascimentale del XVII secolo. Questo castello è l'emblema di uno dei più terribili orrori perpetrati dal regime nazista, il castello di Artheim.
Enrico, da partigiano combattente, non aveva mai perso la sua speranza di tornare. Lui amava la musica, suonava la chitarra, amava i bambini, amava la sua donna, amava la libertà e la giustizia sociale e voleva per i suoi figli un avvenire migliore. Le sue ceneri, con quelle dei suoi compagni, sono state raccolte dal vento, forse dal Danubio, forse dalla pioggia. Non ci sono sopravvissuti in questo luogo, nessun testimone. Enrico Bracesco fu assassinato il 15 dicembre del 1944. Nel 1998 papà viene insignito con la croce al valor militare, ma la mamma era morta da un anno. Siamo tutti a casa. Un evento indesiderato quanto inaspettato ci sta proibendo di essere presenti come avremmo voluto e desiderato. In questi luoghi, per noi familiari, tanto amati, sì, amati, anche se potrebbe sembrare strano definirli così, in quanto luoghi di dolore. Eppure, per noi figli di coloro che qui subirono angherie, subirono privazioni e furono schiavizzati, sfruttati fino allo stremo delle loro forze, questi luoghi a noi, per noi sono cari. Non riusciremmo a starne lontani, perché quando siamo qui ci ricongiungiamo, li ritroviamo i nostri padri, ci ritroviamo nelle gesta delle nostre madri che continuarono negli anni a venire quassù, ci ritroviamo e questo ci riempie di energie positive, di desiderio di testimoniare ancora e ancora, così come venne chiesto dai nostri sopravvissuti alla liberazione del campo di Mauthausen in quel lontano maggio del 1945. Parlami d'amore, Mario.